A proposito di spese per le famiglie, sulla carta c'è una liberalizzazione che nel nostro paese non è mai partita, quella delle parafarmacie o delle farmacie vere e proprie all'interno dei supermercati. Silvia Rita ha cercato di capire quanto ci costa. Al di là dei prodotti in vendita, in cosa si differenziano strutturalmente una farmacia e una parafarmacia? Gli orari delle farmacie non vengono decisi dal singolo farmacista, le fa in maniera molto dettagliata e molto studiata il comune di appartenenza della farmacia, in base giustamente alle esigenze della popolazione. E tutto il territorio nazionale è coperto dalle farmacie, anche nei paesini sperduti, sul cocuzzolo della montagna, dove commercialmente non dovrebbe esistere una farmacia, ma anche lì possiamo trovarla. Tutte le farmacie pagano una tassa ogni anno proprio per sovvenzionare queste farmacie. In tutto questo come potrebbe incidere la proposta di applicare la deregulation anche sui farmaci di fascia C? In un primo momento magari si aprirebbero molte più farmacie di quello che è adesso. Poi paradossalmente però ci sarebbe una contrazione del numero di farmacie, esisterebbero solo quelle economicamente più convenienti. Da tempo si parla di allargare la fetta di mercato delle parafarmacie, permettere anche la vendita dei farmaci di fascia C, ma la cosa non si è mai realizzata. Perché secondo lei? Perché c'è la lobby dei farmacisti che sta remando contro perché si vede minacciata nei loro interessi economici. Cosa cambierebbe per il cliente? Il cliente avrebbe più possibilità di scelta. Da quando ci siamo noi, le farmacie si sono viste costrette ad abbassare i loro prezzi e quindi fare concorrenza. Perché non può avvenire per tutto questo? Perché non può avvenire per tutto questo? Un altro paradosso del nostro paese, i farmaci cosiddetti generici, che meglio sarebbe chiamarli equivalenti, perché hanno lo stesso principio attivo, quindi fanno lo stesso effetto di quelli griffati a cui è scaduto il brevetto. Potrebbero costare decisamente di meno, ma nel nostro paese, questo è il paradosso, la loro quota di mercato si è fermata al 12%. In Francia, per darvi un paragone, è il 50%. Che cosa vuol dire questo? Che visto che non c'è il mercato, quei farmaci non possono costare di meno, i farmaci equivalenti. I farmaci griffati, che noi continuiamo a chiedere pagando di più alle farmacie, non abbassano il prezzo perché in effetti concorrenza non ce n'è. Un altro dei paradossi della nostra sanità. I nostri diritti anche quando siamo malati. Benvenuta ad Ippocrate a Francesca Moccia, che è la coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato. Voi presenterete in Europa, a Bruxelles, un rapporto sulla sanità europea. Adesso qui ad Ippocrate ne daremo un assaggio. Innanzitutto però le vorrei chiedere cosa ne pensa di questa situazione tutta italiana in cui i farmaci generici, equivalenti per meglio dire, non riescono a decollare. Le liberalizzazioni, insomma, a quanto pare non servono a niente, perché le parafarmacie o le farmacie nei supermercati ci permetterebbero di pagare i farmaci un po' di meno, anche quelle non sono mai decollate. Beh, il generico è una vera opportunità per noi cittadini, perché effettivamente è un modo per avere un farmaco sicuro e di qualità a un minor prezzo. Quindi è una battaglia che tutti quanti dovremmo continuare a fare. Purtroppo gli interessi sono troppo forti, purtroppo non siamo riusciti, anche con la liberalizzazione fino in fondo, a farla realizzare in Italia, non siamo evidentemente pronti per questo. In realtà anche come cittadini dobbiamo spingere, perché è una vera opportunità. E poi i soldi che si risparmiano per i generici vanno nella ricerca, e quindi questo vuol dire che poi potremo curarci meglio per malattie molto gravi, soprattutto pensiamo alle patologie rare. E ripetiamolo ancora una volta, generico, meglio dire equivalente, fa lo stesso effetto, ha lo stesso principio attivo del farmaco di marca griffato, diciamo, che paghiamo di più solo perché ha un nome storico. Un'altra indagine che ha fatto il Tribunale per i diritti del malato di Roma ha messo in evidenza una situazione che in qualche modo noi sospettavamo per quel che riguarda le liste d'attesa. Nel Lazio in generale il 60% delle prestazioni
fatte da ospedali, ASL, eccetera, vengono erogate al di fuori della lista d'attesa. Poi c'è la situazione tutta particolare dell'Umberto I, uno degli ospedali più grandi d'Europa, in cui l'80% di chi riceve una prestazione sfugge alla lista d'attesa. È una questione solo del Lazio? Beh, diciamo che è una questione che nel Lazio è particolarmente grave, perché altrove non è così. Il problema delle liste d'attesa vale in Italia e vedremo anche in Europa, è un problema di tutti. Però questa cosa un po' scandalosa, per cui alcune prestazioni sfuggono ai controlli, se noi prenotiamo attraverso il sistema Recup nella regione Lazio, non abbiamo a disposizione tutte le strutture, tutti gli ospedali, tutte le prestazioni. Ecco perché poi quelle che effettivamente abbiamo sono molte di meno, certo. Sono a quanto pare il 40% sul 100% delle possibilità. Ecco che allora le liste d'attesa diventano un problema risolvibile invece con più trasparenza, con più capacità anche di gestire il sistema. Anche per questo poi chi resta in lista d'attesa e quindi compie il suo dovere, non si appella a nessun santo in paradiso, esatto. Poi ci resta per dei tempi veramente vergognosi. Vi dico soltanto per una ecografia all'apparato intestinale, quasi un anno, 340 giorni in lista d'attesa, no. Mi pare un tempo poi alla vergognoso, fine si decide di pagare, di andare certo. In intramenia, quindi di pagare privatamente una visita piuttosto che aspettare tempi biblici. In Europa com'è la situazione rispetto all'Italia? Beh, su questo c'è una sovrapposizione. Il diritto al tempo, che è uno dei diritti che noi siamo andati a studiare su 20 paesi europei, con questa ricerca che presenteremo a Bruxelles, è proprio il diritto più violato. Quindi è proprio l'accesso alla sanità e quindi il fenomeno di liste d'attesa è una delle cose più critiche. Ma non solo questa, c'è anche il tema dell'accesso alle cure, quindi il problema anche delle risorse economiche che sono chiaramente sempre di meno e i cittadini devono pagarsi sempre di più le cure. Stiamo parlando di una media europea oppure di quell'Europa che nei fatti è così a due velocità, cioè c'è il gruppo Francia, Inghilterra, e Germania soprattutto, insomma, anche assieme all'Italia, che marcia ad una velocità diversa rispetto al resto d'Europa? Beh, ci sono dei paesi che marciano a una velocità maggiore, anche per li appena citati, esatto. Però è anche vero che questi diritti sono effettivamente meno rispettati, poco rispettati anche in questi paesi. Cioè noi un totale rispetto di questi diritti non lo abbiamo trovato e quello al tempo è comunque il meno rispettato ovunque, anche in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in paesi. Qual è il paese che sta peggio? Ma diciamo che abbiamo sotto la Macedonia piuttosto che paesi come Cipro, mentre i primissimi posti, tra l'altro l'Italia non sta messa male, è venuta fuori al quinto posto, tra i primissimi posti c'è la Gran Bretagna che è proprio la prima e poi c'è anche la Francia, la Spagna. Però che vengono prima di noi. Il gap c'è perché invece l'OMS dice che noi siamo la seconda migliore sanità al mondo, sì, per quel certo. Che riguarda le prestazioni. Da questo punto di vista invece i diritti nostri del cittadino invece retrocediamo al quinto posto. In conclusione, avete delle proposte, vi riceverà peraltro il commissario europeo alla, esatto. alla sanità, delle proposte operative per uscire fuori da questa situazione? Ma noi dobbiamo evitare che ci siano troppe differenze tra le sanità dei paesi europei, se è vero che siamo in Europa. La direttiva europea che entrerà in vigore alla fine del 2013 sarà un'opportunità per tutti, perché cercherà proprio di colmare questo gap. Sarà più facile andarsi a curare all'estero, farsi rimborsare le cure e questo migliorerà il modo anche di essere europei anche nei servizi sanitari. Grazie a Francesca Moccia che è venuta a trovarci qui ad Ippocrate.